Podcast Breaking News. Notizie, interviste, approfondimenti e molto altro dalla redazione di basilicatanotizie.net. A Terranova di Pollino, sabato 24 giugno 2023, in occasione della Pollino Marathon, è stato proiettato l'affascinante ed emozionante docufilm Non smettere di sognare, che racconta una storia vera, una storia di coraggio e passione, quella dell'atleta lucano Pasquale La Rocca. Si parla un po' della mia storia, si parla un po' della anche del progetto che è nato con Marzio nel 2019, quando nel giro di 3 giorni riuscimmo a montare un documentario che venne poi proiettato in un sito americano ad un concorso, però venne fatto in maniera molto frettolosa perché avevamo proprio 3 giorni di tempo. Facemmo le interviste e insieme con i video che avevo fatto nella prima esperienza del 2019 in Alaska avevamo creato questo film documentario. Quello invece attuale dell'ultima esperienza del 2022 è partito in, diciamo, in maniera un po' più completa, nel senso che abbiamo deciso di partire in anticipo, quindi prepararci il materiale già prima, quindi abbiamo girato anche delle immagini prima che io partissi. Marzio poi alla mia insaputa aveva girato delle immagini con mio padre, delle immagini con un mio carissimo amico che è stato il mio maestro nel soccorso, che io non sapevo, questa poi è stata una sorpresa quando l'ho visto, insieme alle immagini e al montaggio che ha fatto lui, uniti al racconto della sua, diciamo, anche voce molto molto, lo vedrai poi nel video, ha una voce che prende molto, è venuto fuori questo documentario veramente particolare che abbiamo candidato a diversi festival che porteremo in giro un po' per le piazze in quest'estate. E per quanto riguarda la tua esperienza invece, qual è stato il momento più difficile? Ci sono stati dei momenti in cui hai pensato di non farcela? Questa volta sono stati davvero tanti i momenti difficili. È stato difficile già dopo il secondo o terzo giorno in cui mi sono preso un'infiammazione ai bronchi, quindi avevo difficoltà a respirare, tosse forte, non riuscivo a riposare nelle poche ore di riposo che mi ero prefissato di fare. Quando poi, dopo il quarto giorno, la situazione, dopo una serie di cure che stavo facendo, stava migliorando, sono finito di notte in acqua in mezzo a un lago ghiacciato che si è frantumato sotto i miei piedi, sono finito in acqua, mi sono bagnato i piedi e i gomiti a meno 18 gradi a 1 di notte. Quindi lì è stato un momento, diciamo, abbastanza traumatico, perché ho avuto pochissimo tempo per cercare di capire cosa potessi fare per salvarmi da quella situazione. La prima cosa fortunata che mi è successa è quella che il fiume non era molto profondo, quindi non sono completamente finito in acqua, perché se fossi completamente finito in acqua magari sarei stato trascinato dalla corrente. L'altra cosa positiva è stata la mia reazione e in pochi minuti sono riuscito ad accendere un fuoco ai lati del fiume e sono riuscito a iniziare ad asciugarmi. Nel frattempo avevo un cambio perché avevo preventivato che potesse accadere. Mi sono cambiato completamente, l'unica cosa, sono dovuto stare fermo quasi 4 ore per cercare di asciugare le scarpe che erano completamente imbevute di acqua. Cosa ti ha dato la forza di continuare? Quando guardo le immagini adesso mi rendo conto che forse ho anche osato troppo, probabilmente ho anche sottovalutato i sintomi che non stavo bene. Leggendo i post di un amico che ha fatto l'Alaska con me l'anno scorso e che quest'anno stava facendo una gara, ha avuto un problema polmonare dovuto al troppo sforzo, quindi probabilmente ho rischiato anche io quella tipologia di quella patologia, un edema polmonare ho avuto, probabilmente ci sono andato anch'io molto vicino. Quello che mi ha fatto
diciamo non mollare è stato il fatto che comunque il percorso per arrivare fino a dov'ero mi era costato davvero tanto. Il finale non è ancora realizzato perché sono in attesa di essere accettato alla 1600 km, che sarebbe proprio il massimo della competizione mondiale. Attualmente con gli sci non l'ha mai finita nessuno, quindi potrei essere uno dei candidati a essere il primo a completarla. Non smettere di sognare è venuto fuori da una frase che ho tirato fuori negli ultimi chilometri, in cui Marzio è stato molto bravo a percepirla, nel senso che in diversi punti della gara, complice la stanchezza, complice l'affaticamento, complice la solitudine, inizia a parlare da solo. In un mio monologo Marzio ha tirato fuori questa frase: non smette di sognare, perché a un certo punto mi sono messo a parlare che i sogni, se li insegui, si realizzano, e quindi invitavo le persone ad inseguire i propri sogni e quindi a realizzare i propri sogni. E Marcio da quella frase ha tirato fuori questo bellissimo titolo che poi abbiamo subito sposato insieme e l'abbiamo portato avanti. Non smettere di sognare, il docufilm realizzato dal talentuoso videomaker Marzio Breglia, che ci parla del protagonista. Pasquale La Rocca è un locano di Terranova di Pollino, maestro di sci, che gareggia per diverse competizioni estreme. Questa qui si chiama la Iditarod Trial Invitational, è una gara esclusivissima dove possono partecipare soltanto atleti che hanno un curriculum abbastanza importante. Giusto per rendere l'idea, prima di partecipare, siccome è molto rischiosa la gara, fanno firmare una delibera dove appunto indicano che è tutto a carico del gareggiante. Per partecipare appunto a questa gara devi vincere diverse gare. Pasquale ha partecipato sia in Finlandia, alla Rovaniemi, sia in Calabria, all'Asila Tre Vette, le ha vinte tutte quante e poi appunto è riuscito ad arrivare anche in Alaska. Già qualche anno fa aveva vinto la 350 km ed è riuscito a riandare quest'anno, registrando, finendo il percorso, registrando un quarto posto sensazionale con mille problemi e mille avventure, è riuscito comunque ad arrivare alla fine. Il film, il documentario, appunto nello specifico, racconta tutta la traversata di Pasquale. Lui è riuscito da solo a filmarsi con una GoPro e a raccontare quelli che sono stati gli attimi più coinvolgenti e gli attimi più anche esilaranti, però anche un po' di suspense. È finito in acqua e nonostante quello è riuscito ad accendersi un fuoco e ha avuto la reazione anche di filmarsi mentre succedeva tutto questo, e spiegava quello che era successo. La gara è stata molto dura, è durata 7 giorni, e si vede nel documentario come cambia il volto dell'atleta dal primo giorno fino all'ultimo. Lui arriva stremato, tant'è che l'ultimo giorno dice: quest'ultimo tratto, se ti danno una pistola ti spari. Cosa spinge queste persone a fare queste gare? Questa è stata la mia domanda che ho voluto porre all'interno del documentario. Nel documentario cerco di spiegare cos'è che spinge queste persone a fare questo tipo di gare estreme, perché la maggior parte della gente dice: sono dei matti, sono dei pazzi, ma chi glielo fa fare, io non lo farei mai. In realtà è insito proprio nell'uomo la ricerca nella ricerca della conoscenza, che nasce dalla notte dei tempi. Pensiamo ai greci, pensiamo a Ulisse e tutti gli scopritori vichinghi, insomma, che si sono messi sulle navi e sono andati a scoprire nuovi mondi. Il documentario appunto narra tutto il racconto. Quindi parte però dall'esperienza dell'Alaska, quindi parla solo dell'esperienza dell'Alaska. Parla dell'esperienza dell'Alaska nella fattispecie. C'è un'introduzione, si parla di questo tipo di competizioni, si accenna appunto alle altre gare che ho citato prima, la Rovaniemi o la Sila Tre Vette, e dopodiché si arriva nello specifico in Alaska. E perché hai deciso di realizzare questo docufilm? Perché?
perché è un po' quella che è la mia storia, nel senso, anche se non vado sulla neve, non mi metto lì sci, però affrontare questo, io sono un regista e ci vuole anche un pochettino di coraggio oggigiorno, con le crisi che ci sono anche lavorative, è una sfida. Poi, ma chi te lo fa fare? Perché non lavori, non fai dell'altro? Io mi occupavo di altro prima, ho mollato e ho cominciato a fare questo perché sentivo la necessità di farlo. Non smettere di sognare è un'incitazione a fare le cose che ti piacciono nella vita. Non riguarda soltanto lo sport in sé, la traversata in Alaska, ma qualsiasi cosa, qualsiasi scelta che ognuno di noi fa, che sia sportiva oppure lavorativa, ma anche amorosa o eccetera eccetera. Non smettere di sognare, proprio questa, continua, coltiva i tuoi sogni. E come Pasquale dice nella traversata, i sogni si realizzano se non molliamo mai la presa, se siamo concentrati, se siamo determinati, se ci crediamo davvero. Sta tutto a noi, e quindi potenzialmente l'uomo può utilizzare il 100% delle sue possibilità e arrivare sulla Luna, come appunto poi è stato fatto.